Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika. Oggi voglio andare a provare con voi, anzi a testare con voi, un nuovo prodotto che intriga molto. E parlo del nuovo correttore di The Ordinary. Prima però di iniziare a lasciarvi al video, vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un piccolo like. E mi trovate anche su Instagram come RedEric. Iniziamo! Il prodotto in questione che andiamo a testare oggi è questo di The Ordinary. Io ho anche il fondotinta, il siero fondotinta, e nella colorazione 1.0 NS e lo utilizzavo in realtà come correttore e mi ci trovavo molto 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 bene. Non l'ho mai indossato come fondotinta e lo andiamo a provare anche oggi. Comunque il fulcro principale di questo video è lui, il correttore di The Ordinary. Si presenta in questa scatolina che è identica praticamente la scatola che aveva il fondotinta. Dice che è un full coverage e io l'ho preso nella colorazione 1.0 N Very Fair, quindi è la più chiara, è la prima e andiamola a provare. Il prodotto è questo in questione, è molto molto piccolino, compatto, a 8 ml e ha un PAO di, non dice il PAO, ovvero la scadenza del prodotto, non lo riesco a trovare, se lo sapete scrivetelo giù nei commenti. Questo correttore ha il costo di 5,70€, l'ho pagato io almeno 5,70€ sul sito di Cult Beauty. Infatti è uscito il 19 gennaio 2021, ma non lo trovo ancora disponibile e quindi l'ho acquistato il 20 gennaio, il giorno dopo, ed era disponibile solo su Cult Beauty. Per informazioni della dogana non ho pagato nulla, anzi sono stati pure veloci a sdoganarle, ma non so perché è stato trattenuto in Italia, mi pare. Comunque è arrivato solo ieri e oggi è il 4 gennaio. Febbraio. Ho controllato l'altro ieri che è disponibile ora anche sul sito di Look Fantastic e ha il costo di 5,95€, quindi 25 centesimi in più, però non fa questo la differenza. Andiamo subito ad utilizzarlo. Allora lo andiamo ad aprire, si presenta così come questo tubicino, il classico, questa pompetta, e non so sinceramente come andarlo ad applicare. Lo metto qui per vedere un po' sia colorazione che tutto. Ok, la consistenza sembra un po' cremosina e la vado a prelevare con il pennello e lo applico da questa parte con il pennello, da quest'altra parte con la Beauty Blender. Non sono andata a mettere crema, cioè stamattina che mi sono svegliata ho messo una crema idratante, però ora è praticamente si è assorbita e non ho niente sotto gli occhi. Lo vado ad utilizzare appunto sul contorno occhi, anzi ho applicato un po' di correttore qui sulla mano, però voglio prima andare ad utilizzare questo fondotinta appunto di The Ordinary perché voglio andarlo a testare anche con voi. Allora questo lo agito un po' perché se non si usa da tempo si separano un po' le parti e non ce l'ho neanche da un anno. Questo qui tipo l'ho preso ad aprile scorso, non ricordo, comunque avevo fatto anche il video dedicato a questo. Ha un PAO questo di 12 mesi. Io come correttore mi sono trovata benissimo, non so come fondotinta. Io i fondotinta li odio perché sono molto, vedete, è molto molto liquido. E quest'altro appunto è il correttore che sono andata ad applicare prima. Devo prendere le mollettine ma non le ho prese. Vabbè, vado a fare dei piccoli pois sul viso per applicare il fondotinta. Io ho detto non ho mai applicato fondotinta oltre il video di Kiko, quindi non so minimamente come si faccia. Mi sono dimenticata di avvicinarvi. Finita l'applicazione del fondotinta, questo è il risultato. Allora, le lentiggini a me si vedono ancora un po', però alcune sono state coperte, quindi diciamo coprenza media questo fondotinta. Boh, a me non piace il fondotinta perché appunto copre le mie bellissime lentiggini. Nel caso dovessi usare io un fondotinta, ne userei uno leggero, molto 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 leggero, e comunque questa è la mia colorazione, è esattamente la mia colorazione. Passiamo ora al correttore, il clou di questo video. Allora, questo appunto è il correttore, vado a prelevarne altro perché questo qui forse si è seccato e voglio andare a vedere proprio l'efficacia di questo correttore. Lo prelevo con un pennellino e lo picchietto sotto le occhiaie. Allora, come colorazione è molto molto chiaro, veramente. Ora ve lo devo andare a sfumare, però a me piace proprio comprare una colorazione in meno, una tonalità in meno del correttore, perché così va ad illuminare la zona. Io poi non ho occhiaie molto scure, almeno penso, non lo so, però guardate, guardate la differenza, è più chiaro rispetto alla mia pelle, però
devo dire che con la colorazione ci sono, l'ho azzeccata. Finita l'applicazione, devo dire che mi è andato a coprire un po' lo scuro che avevo delle occhiaie. E per ora sembrerebbe piacermi, non mi piace solo un po' la texture perché sembra un po' pastosa, ecco, un po' troppo densa per i miei gusti. Non vi preoccupate se non ho steso da questa parte il correttore con la Beauty Blender, ma lo andrò a fare con un altro make up, magari domani o comunque nei prossimi giorni. Questa è l'applicazione con il pennello, guardate, non è andato nelle pieghe dell'occhio, almeno non sembrerebbe, e non ha una coprenza altissima, almeno per quanto ne ho messo io, perché appunto si vedono ancora un po' le mie lentiggini, però è andato a coprire lo scuro dell'occhiaia. Ora vado ad applicare da questa parte la cipria. Utilizzerò questa cipria qui, che è quella di Charlotte Tilbury nella colorazione 1 Fair, e vado ad applicarla con un pennello bello grande. Sul viso vado a pressarlo per bene. Invece sul contorno occhi vado con un pennellino più piccolino e vado giusto a tamponarla. Ci vediamo ora, make up finito. Eccomi tornata con una maglia e un make up finito. Ho cambiato maglia perché ho registrato un altro video, quindi ho fatto due video in uno. Se volete andare a vedere come ho replicato questo make up, che è il look di per San Valentino, quindi andate a vedere il video, che non so se uscirà o se è già uscito comunque, perché non so in che ordine li pubblicherò. Comunque poi ve lo lascio qui in descrizione o comunque nella id informazione. Cerco di fare un close up con la macchinetta e poi lo faccio con la luce naturale. Allora, vedo che non è andato nelle pieghe, non voglio andare a ho ancora il lucidalabbra sulle mani, sulle dita. Comunque non voglio, cioè non voglio dire, ma non è andato sulle pieghe, almeno sembra. Questo invece è l'ombretto sugli occhi, che a me piace un sacco, mi piace tantissimo. E poi queste sono le labbra. Spero di non essere troppo bianca, abbasso un po' la luminosità così riuscite a vedere magari meglio. Per il fondotinta solo questa zona qui dove sono andata a mettere la cipria, aspettate che metto a fuoco perché non si vede nulla. Questa zona qui è più rossa e solo questo punto ho la zona secca della pelle e quindi mi è andata ad evidenziare questa parte. Però per il resto con la cipria o senza sembrerebbe uguale, però vediamo poi con l'avanzare del tempo. Ora devo andare a mangiare e nel caso, cioè io in realtà il correttore l'ho messo e il fondotinta un paio d'ore fa, solo che poi ho avuto problemi con la macchinetta e tutto, quindi si è fatta ora l'una e vi aggiorno più tardi. Eccomi, qui sono le 10 di sera, 10 e 10, quindi ho questo trucco da circa 12 ore. Allora, lasciate stare le labbra perché comunque ho mangiato e tutto l'ombretto, devo dire che ha retto abbastanza bene, però non interessa vedere l'ombretto, ma il correttore. Quindi se volete andare a vedere comunque questo make-up, lo trovate nel video che vi lascerò appunto qui da qualche parte, se è già uscito, altrimenti ve lo lascerò. Ho avvicinato il viso così vedete meglio. Allora, in realtà da questa parte è il lato dove ho applicato la cipria, da quest'altra parte senza cipria. A dir la verità, non mi sembra tanto questa differenza netta, soprattutto per quanto riguarda il correttore, no, il fondotinta volevo dire. L'unico fatto è che qui al lato, era stamattina infatti, era secca la mia pelle, si vedeva, o anche ora si vede un po', però stiamo a testare il fondotinta, che me lo sento addosso, non mi piace molto sinceramente e non mi piace neanche come è fatto qua, non so. Passando al correttore, allora da questa parte non è andato assolutamente nelle pieghe, ma assolutamente no, per niente. Invece da quest'altra parte non è andato, ma è andato leggermente a segnare un po' la piega. È come se dove sta la piega è più lucido, ok? Quindi non è che si è andato a segnare, si è tolto un po' dove stava la piega. Ho usato anche la mascherina e guardate un po', sembra ancora perfetta la base, cioè come l'avevo fatta, e noi ci vediamo probabilmente domani a vedere cosa succede con la Beauty Blender. Eccomi di nuovo qui, sì, sono di nuovo truccata, cioè è passata circa mezz'ora da quando ho filmato la clip prima, perché appunto alla fine ho pensato posso concludere il video qui, cioè sempre con un'altra applicazione, quella con la Beauty Blender, perché la durata l'abbiamo vista.
Quindi ho fatto che cosa? Sono andata a struccare questa parte qui dove stava il correttore, infatti ora non ho il correttore più da questa parte. Si vede leggermente la differenza, qua un po' più scuro, più violaceo, quindi il colore dell'occhiaia, e invece di qua c'è ancora il correttore con la cipria. Quindi proseguiamo da questo lato a stendere il correttore con la Beauty Blender. Io utilizzerò questa Beauty Blender, che è di Shein, dodicesimo compleanno, e l'hanno regalata per gli ordini superiori a non so che tot di euro. Allora, in realtà è morbida morbida, però sono andata a bagnarla. Non è questa quella bagnata, ma è questa. Guardate la differenza, cioè assurdo. È abnorme, e prima era anche più grande, poi vabbè, ovviamente ho strizzata per bene tutto. Comunque sono morbidissime. Wow, veramente veramente belle. Ora possiamo andare ad applicare il correttore. Questa volta la vado ad applicare direttamente qui, giusto appunto a fare questi piccoli pallini. Prendo la mia Beauty Blender e vado a stendere il correttore. Allora, infatti, come potete vedere, sembrerebbe molto molto bianco, però una volta steso, come stamattina, era perfetto il colore, appunto perché va ad illuminare questa zona. Sia stamattina che ora sembra un po' pastosino, anche a stenderlo, e mi trovo molto meglio usare, almeno di texture, usare il fondotinta di The Ordinary, il siero fondotinta, anziché esattamente il correttore. Ah, il colore mi va benissimo perché io non ho un'occhiaia scura, quindi va solo ad illuminare appunto la zona. Questa Beauty Blender non è niente male. Assorbe un po' più il prodotto, appunto perché il prodotto è un po' pastosino, magari la Beauty Blender aiuta perché va a stendere meglio il prodotto e se ne va a assorbire un po'. Quindi devo dire niente male, cioè stupita veramente tanto. Veniamo alle conclusioni finali. Allora, per quanto riguarda la durata, è durato tantissimo, cioè come l'ho applicato stamattina praticamente, e devo dire assolutamente, veramente, veramente buonissimo sotto questo punto di vista. Qual è l'applicazione migliore, pennello o Beauty Blender? Allora, sinceramente, o l'uno o l'altro mi è piaciuto, entrambi i modi mi sono piaciuti. La Beauty Blender si va a assorbire un po' più il prodotto, quindi magari andando avanti con il tempo, con le ore, si va a togliere comunque naturalmente, e quindi forse poi tende a far vedere di più l'occhiaia. Invece il pennello no. E invece, per quanto riguarda cipria o meno, sinceramente dopo 8 ore non ho notato tanta differenza, anzi, forse vedendo le foto che ho scattato prima, perché vi ho messo pure le foto del prima, cioè quello con la cipria e quello senza cipria, devo dire che assolutamente mi ha stupito quello senza cipria. Io pensavo si vedessero le rughette, cioè comunque si fosse tolto lì un po' il correttore. Invece no, da questa parte dove ho messo la cipria si è andato ad agglomerare, magari che era la cipria, il correttore non steso bene, che è andato nelle pieghe, non lo so, però mi sono trovata molto meglio da questa parte dove non avevo messo la cipria. Quindi, a parte questo, lo consiglio come correttore? Assolutamente sì, per 5 euro, anzi 6 euro nemmeno, ne vale assolutamente la pena. E wow, lo testerò ancora ancora nei prossimi giorni, però devo dire ottimo. La texture non mi piace molto perché appunto non è molto liquida, ma è molto pastosa, ma basta prenderne poco. E la colorazione 1.0N per me, Very Fair, è buonissima. Anche sotto, se ci metto tipo un correttore più rosato che va a contrastare l'occhiaia, e poi questo che va ad illuminare, bello bello bello. Il video test è finito qui, spero vi sia piaciuto, e se ho aggiornamenti comunque ve lo dirò anche nei prossimi video. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un piccolo like e iscrivetevi al canale, e se anche vi sia stato utile, ovviamente. Noi ci vediamo con un nuovo video, baci!